Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora questo qui è un nuovo makeup tutorial, da come avrete capito, e praticamente ho voluto fare un look day and night, ovvero giorno e notte, però mi dispiace che non ho fatto le foto del trucco di giorno. Vabbè, comunque vedrete il video, una semplicissima linea di matita sfumata con un po' di mascara, eccetera. Ho cercato di usare quasi sempre gli stessi prodotti in modo che appunto voi possiate portarvi dietro gli stessi appunto prodotti, quindi metterli dentro il vostro beauty. E ovviamente se avete dei pennelli da viaggio, come ad esempio questo qui che è piccolissimo, come vedete è un pennello da borsetta, ben per voi, perché comunque potete sfumare il vostro look, il vostro make-up, insomma. Con i pennelli ovviamente è tutto molto più semplice, mentre se non avete pennelli da borsetta potete portarvi dietro i semplicissimi cotton fioc e sfumerete il vostro look. Ovviamente questa operazione la farete solamente se vi trovate fuori casa, quindi cioè, se siete in zona passate a casa e vi rifinite insomma il vostro make-up. Perdonate i capelli, ma li ho tagliati. Non so più come metterli, comunque. E appunto, vi dicevo, ho utilizzato gli stessi prodotti appunto per realizzare questo look. Quindi per il giorno abbiamo un look semplice con del blush, una matita tipo eyeliner sfumata, un po' di illuminante sotto l'arcata sopraccigliare e un semplicissimo lip gloss. Mentre per la sera abbiamo un look molto più, come definirlo, un po' più azzardato. Insomma, abbiamo questo look con il marrone e il nero e poi questo splendido rossetto di questo fucsia, questo rosa, che oltretutto adoro questo rossetto perché è un rossetto della Elf, quindi della linea quella basic, diciamo, e costa 1,70 euro se non sbaglio, ma davvero è fantastico, cioè è morbidissimo, davvero. Io sento proprio le mie labbra idratate. E vi lascio con il video tutorial. Un bacione, ciao! Inizio applicando il mio fondotinta della Essence, questo è il Soft and Natural, e lo applico con una spugnetta appunto per fondotinta. Ora con un pennello da sfumatura vado ad applicare il correttore. Io sto utilizzando la palette di correttori della Frôlein, o Frôlein, non so come si pronunci. Ora vado ad applicare la Complexion Perfection della Elf con un pennello da cipria. Questo è un pennello della Sigma, di cui non ricordo il numero. Tolgo il prodotto in eccesso e lo vado ad applicare su tutto il viso. Applico una base per ombretto su tutto l'occhio, in questo caso sto utilizzando la Light Primer della Elf. Ora con un pennellino da correttore, questo è un pennellino della Sigma ed è il numero F70. Vado a prendere dalla mia palettina della Pixi il correttore illuminante, che vedete è questo marrone shimmer, e lo applico sotto l'arcata sopraccigliare e poi nell'angolo interno dell'occhio. Con una semplicissima matita nera vado a tracciare una linea simil eyeliner su tutto l'occhio. Ora con un pennello penna, questo è sempre della Sigma ed è il numero E30, vado a sfumare la matita. Ora vado a prendere un semplicissimo ombretto nero con un pennello piatto e lo vado ad applicare sopra la nostra matita in modo da fissarla. Ora vado con questo pennellino di Sephora a prendere sempre il nostro ombretto nero e lo applico sotto l'occhio. Piega ciglia e poi in seguito applicheremo il mascara, questo è il Volume to the Max della Essence. Ora andiamo a applicare il lip gloss, questo è un lip gloss della Pixi ed è il Fairy.
Ora come blush vado ad applicare questo rossetto della Elf che è il Seductive e lo applico con questo pennello di Sephora che è un pennello da fondotinta minerale. Ora andiamo a applicare un semplicissimo ombretto marrone su tutta la palpebra mobile. Ora prendiamo un pennello penna e andiamo a prendere un ombretto nero e lo applichiamo all'angolo esterno dell'occhio, creando, diciamo, una V e portandolo anche nella piega dell'occhio. Ora con un pennellino da sfumatura vado a sfumare il nostro nero nella piega. Con un pennello da sfumatura vado ad applicare dell'illuminante ed ora con questo pennellino di Sephora vado ad applicare il marrone dove precedentemente nel trucco giorno avevamo applicato il nero. Ora applichiamo il mascara ed ora vado ad intensificare il nostro blush sempre con il rossetto. Ed ora infine applichiamo proprio questo benedetto rossetto blush sulle labbra e il nostro look è finito.